Allora, la domanda è: no contact fatto, bisogna anche bloccare o indifferenza? Allora, il no contact implica che voi non abbiate nessun tipo di rapporto con questa persona, ma non perché ci interessiamo alla persona, ma per voi. Il no contact è un modo per proteggervi da possibili attacchi o possibili ritorni o possibili cucù o possibili intermittenze di questa persona. Per cui bloccare o non bloccare in realtà è una vostra scelta, perché se la persona può rischiare di cercarvi, assolutamente dovete bloccare. L'indifferenza non basta, perché non è lui in pericolo rispetto a voi, ma siete voi o lei in pericolo rispetto a voi, ma siete voi in pericolo rispetto alla manipolazione che vi è stata fatta fino a poco tempo fa. Quindi in realtà bloccare è una tutela a vostro favore, non una mancanza di rispetto per qualcuno o tutela per gli altri. Quindi la risposta è: no contact fatto, bisogna anche bloccare. Se hai la possibilità di essere ricontattato o ricontattato dalla persona a seconda del momento che ha, quindi ho il Natale, il compleanno e la voglia di rivederti giusto per dire quattro parole per poterti poi ributtare nel dimenticatoio, assolutamente conviene che tu blocchi, anche perché non devi dare spiegazione a una persona con la quale già fai no contact. Cioè, se arrivi a fare no contact con una persona è perché quella persona si è già comportata veramente male con te, altrimenti non servirebbe fare no contact. Quindi bloccare in realtà vale la pena, a meno che tu non abbia proprio delle motivazioni super necessarie, tipo dei figli in comune, una situazione in comune e quindi il bisogno eventuale di essere contattato per altre motivazioni che non sia il rapporto. L'indifferenza non è abbastanza, perché se tu mi stai chiedendo, mi stai facendo questa domanda, è perché non sei indifferente. Quindi essere solo indifferenti purtroppo non basta. Serve che voi vi proteggiate per un periodo più o meno lungo a seconda della durata della vostra relazione per riuscire a distaccarvi emotivamente in maniera logica, lucida e soprattutto coerente con voi stessi nei confronti di questa persona. E per fare questo dovete far passare un pezzo di vita tra voi e loro, ok? Poi, certo, farvi sostenere da percorsi specifici come il mio percorso di coaching e di motivazione o da degli psicoterapeuti vi aiuterebbe ancora di più. Però, se decidete di fare autonomamente, il no contact e il blocco spesso è molto utile.